Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels. Io sono Max e tu sei Max. No. No, sei Paolo. E oggi parliamo di Plantera. No, questo... Parli tu di Plantera. Parlo io di Plantera. Io che... Plantera non l'ho neanche avviato. Allora, non so neanche cosa sia Plantera. Ma Plantera esiste. Plantera esista. Esiste. Plantera è, mi viene da dire che è un click game, un clicker. Sì, perché l'unica cosa che si fa effettivamente in questo gioco è cliccare, né più né meno. Quindi si usa solo il mouse. Ma quindi un clicker di quelli free to play che... No, si paga perché ha le sue brave idee. Allora, che cosa si fa in Plantera? Si piantano le piante, si fanno raccogliere dai cosetti blu che vedete lì adesso a schermo, si scacciano le talpe, gli uccelli, le volpi, i lupi, tutte le minacce che possono dare contro il nostro grazioso orticello, fine. Questo è quello che si fa. Si pianta la pianta, si pianta l'albero e via dicendo, si raccolgono i frutti, si fanno i soldi, si cresce di livello, quindi che ci sblocca altri frutti. Ma e è via la schermata dicendo. Fissa o scrolla questa schermata? Scrolla, l'ho scoperto un po' dopo, perché non scrolla da solo, devo scrollare io. Okay. A destra e a sinistra dove si può ampliare il terreno. Ok. Quindi abbiamo un terreno sempre più ampio da controllare, da proteggere dalle minacce. Il gioco è davvero tutto qua, non c'è nient'altro. Piano piano che si cresce di livello, arrivano più aiutanti, arrivano più minacce, arrivano più piante da piantare. Ma le piante che pianti le compri o si piantano da sole? Le compri. Tu, io compro delle carote e pianto un campo di carote. Esatto. E questo povero operaio immigrato deve raccogliere le carote. Sì, immigrato perché è blu. Sì, ah, capisco. Deve raccogliere le mie carote e poi le mie more e poi l'albero, la mela, la pera e via dicendo. In tutto questo ci sono anche degli animali. Io sono arrivato al 13° livello, se non ricordo male, 12°, 13°, e ho sbloccato le galline e i maiali. Maiali che, le galline producono le uova e i maiali producono, non ho capito, il becco. Non ho capito, giuro che non ho capito. Maiali producono un sacco di cose, maiale produce un sacco di poco. Sì, ho capito, ma questo gloria al maiale. Sgrufola per terra e lascia roba nera e bianca. Oh, tartufi, ho capito, ci stavo andando. Giuro che ho pensato, sono maiali da tartufo. Però poi scava anche, tira fuori anche la scarpa. E quello non è un tartufo. No, vabbè, però ci può stare, no, è simpatico. Le farfalline che vedete quando si illuminano, bisogna cliccarci sopra, regalano una o 5 monete a seconda del colore della farfallina. Vedete che adesso scaccio via l'uccello che vuole mangiarmi la carota, adesso stanno crescendo le prugne, eccetera, eccetera, eccetera. Il gioco è tutto qua. Ed è di un addictive pazzesco. Io ho fatto appunto la partita per provare. Ho detto, ma sì, sono arrivato già al 9° livello, facciamo che arrivo al 10 e smetto. Sono arrivato al 13°, non me ne sono neanche reso conto, era passata un'ora. Una cosa pazzesca. Perché? Però non è, scusa, è una cosa che non ho capito. Sì, in questo gioco, faccio la domanda perché io non l'ho neanche mai visto. Ma non è un clicker di quelli tipo clicker che clicco qua no. E clicco ogni tanto delle cose che maturano. È un click più ragionato. Tu puoi cliccare per raccogliere i frutti, quindi farli crescere più in fretta rispetto al corso della natura. Ah, io posso accelerare la crescita del frutto cliccando? No, il frutto cresce sempre per i cavoli suoi. Quando cade per terra l'omino va a raccoglierli, okay. Ma quando sono maturi e io vedo che l'omino non ci sta andando, posso raccoglierli io. Ok. È una cosa che si fa nei primi livelli, nei primi 10 livelli. Cioè perché... i 2 omini, poi ne avresti 337 e neanche più la vedi la roba. Io in realtà sono arrivato a 4 omini. 4 omini, ok. 4 omini e li dà lui in automatico, sempre a seconda del livello. Il problema è che ho cominciato chiaramente a espandere il mio terreno, quindi le minacce arrivavano sia da destra che da sinistra che dall'alto. L'unica cosa che facevo sulla frutta era farla cadere perché così gli omini potevano raccoglierla e andavo in giro a cercare di abbattere il lupo, abbattere la volpe, il coniglio che va a mangiare la carota, la talpa e quant'altro. Vedete, questi qua sono i due polli. Sono i due polli, esatto. Eccola lì la volpetta che cerca di arrivare, 3 click e lei se ne va. Ok, la spaventi e se ne va. È un gioco talmente stupido nelle meccaniche che ci si rimane appiccicati per delle ore e non ce ne si rende conto.
ed è all'inizio pensavo sia figata questa roba, è proprio rilassante, cavolo di uccello, cavolo di lupo, cavolo di volpe, cavolo di questo, cavolo da... non è rilassante, non è rilassante, alla fine più si va avanti meno è rilassante. Secondo me vale la spesa. Okay, i difetti in questo gioco non ci hai detto? Difetti possono essere che magari vengono dati un po' troppo raramente gli inservienti, comunque quelli che raccolgono le nostre verdure, e hanno un'intelligenza artificiale che è una deficienza artificiale. Io ho letto anche che gli inservienti lavorano per un tipo di ripagare loro che lavorano con questa casa gioco. E dopo lavoro tutto di ore. Oh! Poi quando riapri il gioco si sono andati in pausa, credo. Questo te lo dico appena lo riavvio. Questo lo vedrò appena lo riavvio. Quello è la cosa dell'intelligenza artificiale, lo dicevo perché mi è capitato di avere in un lato un sacco di roba da raccogliere, perché io continuavo a cliccare mentre eliminavo le minacce e loro non ci andavano a raccogliere. Perché si fermavano a raccogliere quelle che volevano fondamentalmente. Il fatto di non poter spostare, di non poter, che ne so, assegnare una zona ai vari lavoratori è un po' un difetto, ma niente di grave, insomma, ci si passa cliccando come dei maledetti, si raccoglie tutto quello che c'è per terra e via avanti così. Chiaro. Il gioco costa 2,99€, lo trovate su Steam. Sì. Ed è stato sviluppato dai... Varagtup. E chi sta sviluppando? Varagtup. Non voglio sapere il loro codice fiscale. Ti giuro, sapere come si chiamano. Sì. Varagtup. Varagtup. Ragazzi, però, se non sapete come chiamare la vostra azienda, chiamatevi Ciccio. Non fate passare il gatto sulla tastiera e poi quel che esce va bene così. Veramente orribile come no. Però sono stati bravi perché la grafica è simpatica. Mano a mano che adesso qua è un po' scarno chiaramente, perché non è che ci sia molto da coltivare, aspettavo di passare di livello per mettere le cose nuove, ma quando si riempie è bella ciacciotta, cioè, la volpe è carinissima. il lupo è ancora più simpatico, poi c'è la talpa che salta fuori ogni tanto, la clicchi e ti dà sempre una moneta in più, quindi la prima volta una, la seconda due e via dicendo. E fanno ste facce assurde. Ma penso che c'è della roba da fare. Sì, sì, parecchia. Per quanto sia tutto lì, quello che vedete è tutto il gameplay che c'è. Un'altra domanda per chiudere: quanto si gioca da solo questo gioco? Poco. Cioè, nel senso, normalmente nei clicker la meccanica è: io inizio e dico che poi compro più inserviente e lui comincia a fare della roba per me. Quando è arrivato il terzo assistente, i miei click cominciano a essere numericamente irrilevanti. Sì. Quindi io smetto di cliccare e mi limito a aiutare a passare tutta l'altra gente. Quelli farmano roba per comprare dell'altra gente, per comprare dell'altra roba, eccetera, eccetera. Si trasforma. E si giocano un po' da soli. Si trasforma dal click del prendo le risorse e sporadicamente elimino la minaccia, al click del elimino la minaccia. Perché c'è stato questo momento in cui me ne arrivavano veramente da ogni parte, e fino a che un quegli uccellini non sono riuscito a non prenderlo, visto che non sapevo che cosa facesse, perché era talmente sporadico che arrivasse l'uccellotto da sopra, e niente, lo vedi proprio che arriva, sta lì un attimino, decide quale punto prendere, e si è la volpe, devo essere sincero, sono stato abbastanza fortunato da capire che... Vabbè, che mi prende le galline chiaramente, ma non mi è mai capitato. Ok. Il lupo arriva con gli sblocchi le pecore. No, non sono arrivato a farmi fare qualcosa. Ah, ti fai delle pecore lì che sì, fanno arredamento. O quantomeno non l'ho visto. Pecora, perché... il nuovo complemento d'arredo da Ikea. Che bello. Se basta mettergli la estrana. Pacco piatto. Vabbè, da montare, giustamente. Non montare la pecora, pazzo, per piacere. Non è illegale. Non montare in quel modo. Però il mottone lo può fare. Il mottone. Infatti. Va bene. Allora, su Plantera abbiamo detto davvero tutto quanto. Grazie ancora per aver seguito questo episodio. Noi ci vediamo domani con lunedì. Ma non dal vivo, No, non dal vivo. Pixels, ecco. Vabbè, se volete venire. Ma no, sta da lui. Ma sì, venite da me, non è un problema, c'è a posto. No? Se sentite volete la nostra mancanza, potete venire su Twitch a partire di giovedì e venerdì. Twitch.tv/Pixels.
Esatto. E via. Qua c'è il link. Qua sotto. Anche di lato, anche là. Di là. Che non si clicca il link, ma si clicca. Adesso vedo se si può fuori dalla. Ok. Ciao!